Il corpo porta con sé l'odio come qualunque altra sostanza che alimenta il sangue e gira tra le membra. È un insieme contraddittorio di crescita dello sguardo e di tossina che lo spegne. Ma coesistono il parco di prima mattina nell'aria lieve di primavera e la fantasia, a volte pungente, di vedere morti i corpi che lo minacciano quando questo è a rischio di sopravvivenza.